tutti, io sono Afrodite Urania e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il gran giorno della seconda puntata del mangaka che amo, che è in collaborazione con la mia amata Spicci Callen, alias Valentina. E questa rubrica perché appunto vi facciamo vedere vari autori e varie autrici che amiamo, ma che sono totalmente differenti sia di stile che al target a cui è rivolto, a cui sono rivolti i loro lavori. E quindi questa rubrica mi piace tantissimo e ringrazio ancora una volta Spicci Callen per avermi concesso la collaborazione. Vi lascio poi qui sopra nelle schede il suo video, in questo caso si tratta delle Clamp. Sappiamo che le Clamp sono autrici molto molto amate e sono curiosissima di vedere il video di Spicci, mi raccomando passate. Io oggi di chi vi parlo? Vi parlo appunto di Chika Umino. Chika Umino non è il suo vero nome, ma è uno pseudonimo ed è preso da un parco divertimenti vicino al mare che lei ama molto. Ve lo scrivo qui sotto perché ovviamente non so pronunciarlo. Ed è il titolo che ha la sua doujinshi, prima doujinshi, e che ha praticamente sfornato l'autrice. Lei lavora da quando frequenta il liceo, quindi è partita da giovanissima e si rappresenta graficamente come un orsetto. Le opere che ha prodotto Chika Umino non sono tantissime, ma sono molto di valore. E comincio subito dalla più bella, vi parto subito con la mia preferenza, che è Onin Clover. Onin Clover è un josei, in Italia pubblicato da Planet Manga in 10 volumi, ormai introvabile, perché anche questo devo ringraziare Iris Room che mi ha procurato, mi sembra, l'8 e il 10, che sono veramente quelli più introvabili. E di cosa parla Onin Clover? Parla di tre ragazzi, Maeyama, Takemoto e Morita, che vivono in un palazzo fatiscente e frequentano la scuola d'arte, quindi un'università. Ognuno ha un proprio talento e all'improvviso appare lei. Un professore gli presenta sua nipote che è molto talentuosa, si chiama Agu Miyanamoto. Agu colpisce molto Morita, che ne rimane veramente fulminato, anche se lei sembra veramente una bambina e non una ventenne, e quindi viene sempre presa per una ragazzina, per una bambina. Ma tra il gruppo c'è anche Ayumi Yamada. Yamada è la più corteggiata della scuola. Lei è innamoratissima di Maeyama, che non la calcola di striscio perché ha una relazione con una donna molto più grande. Onin Clover c'è stato fatto anche un anime nel 2005, con 26 episodi di serie completa, e mi sembra anche un live action. Inoltre c'è stato anche l'anime di Onin Clover 2, dove le tematiche adulte pesano di più e quindi è molto più drammatico rispetto a Onin Clover. La particolarità di Onin Clover qual è? È quella di descrivere le gioie e i dolori di ragazzi di 20 anni che si ritrovano a quest'età a pensare al futuro, a capire cosa faranno nel futuro, a capire qual è la loro strada, qual è il loro talento. Infatti io mi sono rivista moltissimo Takemoto, che è l'unico che non riesce a capire, è quello che lo dimostra di più, ma è quello che non riesce a capire qual è il suo talento, non l'ho ancora trovato, è quasi disperato nella ricerca di questo talento che non trova, in quanto è nella media, sempre stato nella media in tutte le materie, in tutte le cose, e questa cosa gli pesa moltissimo. La seconda opera che è arrivata in Italia è Shingatsu no Lion, o Un mazzo da leoni, e anche questa è una storia un po' complicata, dove troviamo un ragazzo di 17 anni, Rei Kiriyama, orfano sia di padre che di madre a causa di un incidente, mi sembra stradale, ma non vorrei ricordare malissimo, ed è un professionista di shogi. Cos'è lo shogi? Lo shogi è definito anche lo scacchi alla giapponese, praticamente ogni pedina ha un proprio nome, re, regina, eccetera eccetera, ed è una sorta di scacchi che ha le proprie regole. Rei si ritrova da solo a combattere con i problemi adolescenziali, con la solitudine, ma viene adottato tra virgolette da delle conoscenti, tre sorelle che vivono da sole. C'è la maggiore che è Akari,
poi c'è la mediana che è Inata e la piccola Momo, che qua mi sembra che ci sia Inata e Momo, eccolo. La particolarità dell'edizione italiana è il fatto che questa copertina è stata disegnata da Kentaro Miura, non so se anche nell'edizione giapponese, questo mi manca, questa conoscenza mi manca, e io ho optato per questo invece, per questa copertina invece per che questa classica, che è quella che appunto trovate adesso, non so se ancora si ritrova il primo numero, e questa si trovava in un'anteprima e quindi ho preferito inserire questa rispetto a quella di Cicomino perché mi piaceva di più. La particolarità di questo manga è, oltre al fatto che ci siano molti riferimenti al gioco di scacchi giapponese, quindi allo shogi, e quindi può risultare pesante in questo senso perché l'autrice in molte pagine ti descrive perfettamente le regole degli scacchi, e quindi se siete interessati ovviamente questo è molto utile, se non siete interessati diventa un pochino pesante, ma oltre questo l'autrice descrive la drammaticità della condizione di Rei, delle tre sorelle, della solitudine, del fatto che Rei comunque si ritrova a isolarsi molte volte perché ovviamente essendo rimasto solo non ha nessun parente e si ritrova spesso nei suoi pensieri, nelle sue paure di un adolescente. Ed è questo che caratterizza questo manga, che è ancora in corso, è uscito recentemente il 12° volume, edito appunto dal Planet Manga, è ancora in corso, troverete anche l'anime che ovviamente è ancora in corso ed è stato fatto un live action. L'ultima opera che è inedita in Italia si chiama Spica ed è una serie di storie brevi che spero possa arrivare presto in Italia. Cicomino Amo, il suo tratto veramente particolare, molto difficile da trovare in altri autori, anzi quasi impossibile, è veramente un tratto personale, e amo il fatto che riesce nelle sue opere molto drammatiche, perché le sue opere sono parecchio drammatiche e molto di formazione, riesce a praticamente far convivere la drammaticità all'umorismo. Infatti lei mi piace molto quando ci sono le scene humor, perché soprattutto nel Marzo da Leoni le scene molto divertenti riguardano i gatti, perché lei ama i gatti, è un gatto molto molto bello, adesso ancora non so se è ancora vivo o meno, ma comunque è un gatto molto molto bello, e riesce quindi a mantenere questo equilibrio tra la drammaticità e l'umorismo, ed è questo che amo assolutamente in Cicomino, oltre al fatto che ci sono molti balloon scritti tipo appunto, per questo amo il diario di Kamakura, che è uno slice of life, quindi la quotidianità, vedere tutti i paesaggi, tutte le sfaccettature di un personaggio, ed è quello che amo appunto di Cicomino. Infine, l'opera che vi consiglio per iniziare Cicomino, soprattutto se siete adolescenti o se siete su adulti o se state arrivando all'età adulta, è Onion Clover, assolutamente senza nessun tipo di dubbio. Onion Clover ti scava nell'animo, infatti ha vinto il Kodansha Manga Awards nel 2003, posso dirlo che è un manga di formazione che ti fa pensare, ti fa riflettere, vedrai in un personaggio, per me, per quanto mi riguarda, in Takemoto, e quando finirà ti ritroverai un vuoto totale, perché io quando ho finito Onion Clover anni fa ne volevo ancora, cioè volevo sapere cosa va a finire, come va a finire con loro, e infatti poi c'è l'anime che io ancora devo vedere, però non so, mi sarebbe più piaciuto una trasposizione in manga, non so se esiste, quindi ditemelo se esiste. E comunque io vi dico, quando ho finito Onion Clover ci sono rimasta davvero davvero male, tanto che rimane un vuoto dentro di te, e quindi è veramente fantastico, e soprattutto a chi piace l'arte, oltre che la formazione, oltre il fatto emotivo, i fatti psicologici che porta a questo manga stupendo. Con questo è tutto, spero che
vi ha invogliato ad avviarvi verso il mondo, il bellissimo mondo di Cicaomino, perché è poco apprezzato in Italia e mi dispiace tantissimo, perché Cicaomino è veramente un'autrice tutta da scoprire. Quindi se non vi siete mai avvicinati a questa autrice, fatelo tantissimo, anche con un Marzo da Leoni, ma vi prego di non puntualizzarvi sullo sciopero. Bene, il mio video è finito, vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati cliccate sulla campanella, sotto troverete tutti i miei contatti social, mi potete trovare anche per email, ve la lascio scritto qui sotto, e fatemi sapere se anche voi amate Cicaomino, se avete letto Nin Clover o Un Marzo da Leoni e cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!